e in questo video andiamo a vedere una mod per Aneta 8 per effettuare una pulizia automatica dell'ugello prima di ogni stampo. Ciao, io sono Edoardo e benvenuto nel mio canale. Se questa è la tua prima volta qui e vuoi ottenere il massimo della tua stampante 3D, inizia ora iscrivendoti al canale e attivando la campanella, così rimarrai aggiornato. Non è fastidioso quando avvii una stampa, ma devi stare lì presente a fianco alla macchina per verificare che del materiale da stampa precedente non inizi a fondersi e colare nel piatto, creare dei filamenti in giro per la stampante, e quindi stai lì pronto a rimuoverlo prima dell'inizio effettivo della stampa. Ed ecco quindi che ci viene in aiuto questo spazzolino, che non è per denti perché le setole sono fatte di ottone, lo stesso materiale di cui è composto il nozzle della stragrande maggioranza delle stampanti di consumer. Andremo quindi a prendere questo spazzolino, tagliare questa parte rettangolare con le setole sopra, applicarlo a fianco del bed e indicheremo alla macchina con uno scritto G-code che prima di iniziare la stampa occorrerà passare con il nozzle sopra queste setole diverse volte per pulire le rimanenze di materiale. Vieni a vedere come farlo. Avrei quindi bisogno del modello per installare lo spazzolino in prossimità del bed, nel mio caso stampato in PETG, e appunto anche lo spazzolino in questione che andrà tagliato in questo punto. Iniziamo rimuovendo il piatto. Quindi svito le viti che lo tengono fissato al carrello. Sollevo il bed e lo appoggio a lato della stampante. Ora svito le quattro viti del supporto del cuscinetto posto nel lato sinistro anteriore guardando la stampante frontalmente. Fatto ciò, posiziono il modello stampato centrando i fori e reinserisco le viti precedenti in quanto il supporto è modellato per essere compatibile con queste. Non avrei quindi bisogno di viti aggiuntive. Mi assicuro quindi che siano saldamente avvitate. Passiamo allo spazzolino e quindi, non avendo bisogno del manico, la plastica era abbastanza morbida e quindi è bastato tagliarlo con una sega a mano e carteggiare il lato interessato. Per inserire la parte interessata nel supporto faccio leva sulla levetta inferiore. Inserisco quindi lo spazzolino. Una volta in posizione reinserisco il piatto nel carrello e stringo le quattro viti angolari. Passiamo ora sul desktop per vedere come indicare alla macchina di effettuare la pulizia automatica. Apro il browser e raggiungo la pagina di Thingiverse della mod in questione. Nella sezione File apro il documento TXT contenente il J-code necessario. Quindi salvo il file nel desktop. Con un editor di testo lo vado ad aprire. Il G-code è già funzionante nella versione attuale, ma al variare delle stampanti può essere necessario apportare qualche modifica, come la regolazione delle posizioni XY, l'altezza dell'ugello o l'attivazione o meno dell'ABL. Una volta soddisfatti, occorrerà copiare l'intero codice. Adesso bisognerà aggiungere tale comportamento allo Start G-code di ogni stampa. Un modo per farlo è impostarlo nel proprio slicer. Se utilizzi Simplify 3D, modifica il processo da utilizzare. Clicca nel tab Scripts e apre la sezione Starting Scripts. Cerco la linea di codice dell'homing ed appendo il codice precedente incollandolo. Se necessario faccio qualche correzione e premo OK. Nel caso di cura, analogamente, premo Settings, Printer, Manage Printers. Con la stampante in uso selezionata clicco Machine Settings. In basso troverai la text box Start G-code. E allo stesso modo di prima, incollo nella giusta posizione il codice per l'autopulizia dell'ugello. Ed ecco quindi che, ultimato l'homing degli assi e dell'autolivellamento si è configurato, il nozzle si sposterà verso lo spazzolino e con dei movimenti repentini pulirà le eventuali collature di materiale per iniziare una nuova stampa pulita. Personalmente amo tantissimo questa mod, evita di essere presenti durante l'inizio della stampa per dover rimuovere questi famosi filamenti in eccesso e mi ha aiutato tantissimo. Ringrazio quindi il creatore, in descrizione trovate il link alla pagina Thingiverse dove trovate la mod. Nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate di questa mod. Qua di fianco trovate la playlist dedicata alla stampa 3D, più sotto un altro video del canale. Noi ci vediamo alla prossima, stammi bene!